Ciao, allora, questa è la serata del 28 agosto, quindi domani sarà il 29 agosto e quindi sarà il mio compleanno, ma anche l'anniversario di 3 anni di matrimonio dei miei genitori ospitanti, della mia famiglia ospitante, quindi io non so come vivrò la giornata di domani, non so cosa andrò incontro. In Italia solitamente il mio compleanno è una cosa molto tranquilla, lo sento come un giorno normale in realtà, però non lo so. Vedremo se vloggerò qualcosa, se farò qualcosa, nel caso questo video l'ho fatto. E volevo però dirvi che per i genitori ospitanti non ho avuto tempo, l'occasione anche di comprare qualcosa di bello per loro. Ma io ho fatto comunque qualcosa a mano. Questa cosina in ceramica, che in realtà la ceramica l'ho presa dalla scuola. E poi l'ho preparata con gli evidenziatori e una lettera ovviamente per ringraziare di questo inizio dell'esperienza, tutto, quindi veramente spero che vi piacerà, anche se è un piccolo gesto, ma avremo tempo comunque per rimediare in generale. E ciao. Sto registrando con una cover nuova, devo ancora truccarmi, devo mettere a posto tutto. Ho 3 minuti perché dopo arriva l'autobus e comunque troppo carini regali, carini sorprese. Ciao! Questa è la mia uniforme per ginnastica, MSL. Non ci sto. Singular miscarriage is incredibly common. Age can always be a... Ciao, allora sono l'Alice, è appena finito il mio compleanno, è stata una giornata pazzesca, unica, felice, non potevo immaginarmi di meglio, ma perché ho deciso di non farmi aspettative stamattina e ho fatto la scelta migliore. Mi servivano delle attenzioni rivolte a me, mi serviva avere qualcuno che pensasse a me, e così è stato dall'inizio fino alla fine di questa giornata. Stamattina la sorellina ospitante mi è venuta a trovare, solo che ero in chiamata con una mia amica, quindi mi è venuta a svegliare e è stata troppo carina in ogni caso. Poi sono arrivata su, c'era una sorpresa con i donuts, i regali, che mi hanno fatto dei regali bellissimi, mi hanno regalato questa cover, che adesso vi faccio vedere questa cover. Poi mi hanno regalato pigiama numero 1, poi un profumo di Dolce & Gabbana, poi delle ciabatte belle che io non avevo, sono stupende. Poi mi hanno regalato un altro pigiama stupendo a fiori e poi mi hanno regalato questa borsetta che io, cioè, adoro veramente. Poi hanno ascoltato tutti i dettagli praticamente e io le avevo detto che amavo, appunto, devo farmi di nuovo le unghie. Allora la sorellina piccola mi ha regalato questo, io adoro le collanine o comunque le cose con le conchiglie, mi hanno regalato una cosa del genere. Un vestito
poi insomma tante altre cose. Queste qui invece sono regali che ho ricevuto dalla famiglia olandese, perché anche loro mi hanno fatto dei regali. Questi sono degli sprinkle olandesi da mettere sul pane con il burro e sono una cosa eccezionale. Sono belli, un po' di mirca. Veramente una cosa stupenda, carina, che mi serviva avere un po' di attenzioni, è brutto da dire, ma è così. E la giornata poi è continuata, sono andata a scuola, lezione di coro, mi hanno fatto gli auguri tutti, hanno cantato tutti insieme Happy Birthday to you. Poi ho ricevuto un regalo da un mio amico, che qui gli amici non ti danno un regalo ma ti danno i soldi, quindi lui mi ha dato 20 dollari, ok, strano, ok, però è andata così. Poi ora di pranzo, tutta la scuola praticamente Happy Birthday to you, cioè sono state una cosa carina, veramente pazzesca, che non mi sarei mai immaginata. Sono andata, poi sono uscita con delle mie amiche, e siamo andati a fare shopping insieme, una mi ha offerto da mangiare, abbiamo chiacchierato, è stato proprio un momento bello. E poi ho fatto allenamenti a pallavolo, siamo andati a fare una trasferta per una partita di pallavolo abbastanza importante, non abbiamo vinto e mi sono vestita ancora a pallavolo, io non ho giocato ovviamente, però è stato bello stare con il gruppo, tutti a farmi gli auguri. Anche stasera, dopo mi hanno fatto la torta gelato, la mia famiglia, le candeline, tutti i piccoli dettagli che veramente mi servivano per sentirmi apprezzata, non lo so, per sentire un po' di attenzione su di me. E penso che questo mi darà la carica per affrontare la giornata di domani, ma anche le giornate successive, perché ora so che comunque, wow, qualcuno si è ricordato di me, non mi sono fatta delle aspettative, è stata questa la cosa migliore. Poi ovviamente 3000 messaggi dal telefono italiano, e perché sì, ho due telefoni, e veramente tanto tanto piacere anche sentire affetto dalla mia cara Italia e da tutti i miei amici parenti italiani, un bacione. E mi serviva proprio questa giornata per andare avanti e affrontare al meglio questa esperienza e iniziare veramente a viverla. Sì, sono pronta. E niente che dire, se volete seguire la mia esperienza, io sono qui. Voi siete benvenuti per quanto riguarda la mia avventura. Ci aggiorniamo. Ciao! Hashtag, adesso faccio i compiti di matematica, sono le 11 di sera e metto a posto su questo macello che c'è in camera mia. Perché sì, c'è un macello assurdo. Ops, vabbè, lasciamo stare.